Buongiorno, siamo ancora a Ota, dove eravamo ieri, ovvero questo bellissimo paesino arroccato sulla montagna in questo contesto meraviglioso. E niente, quindi adesso ci siamo alzati, abbiamo fatto colazione, abbiamo lasciato l'ostello in cui torneremo stasera, ecco Luca, e ora andiamo, penso, verso Porto, che è proprio qua sotto. Adesso andiamo a cercare il mare, che sembra impossibile, ma è tipo 10 km in quella direzione. Salve. Salve. Dove siamo? Siamo a... Porto, credo. Porto Ota. Non lo so. Comunque, guardate che bello. Allora, la nostra roba è abbandonata là, su quella spiaggia. Ovviamente non quelle cose di valore, ma giusto il materassino, i vestiti e gli asciugamani. E questo è lo spettacolo, guardate queste montagne altissime che si affacciano proprio sul mare. E questa è la spiaggia, l'acqua è pulitissima, è super azzurra, anche perché è in gran parte ghiaiosa. Questo invece è il paesino, che è pieno di ristoranti, bar, gelaterie, negozi di souvenir. Si estende tutto lungo di là. Abbiamo messo la crema, però eravamo già rossi da ieri, più il sole. Insomma, anche se è 50, la crema non protegge completamente. Oh, detto da me, è la più bella spiaggia della Corsica per adesso. Sì, sì, è vero, ci è piaciuta tantissimo, perché coi sassi l'acqua è proprio azzurrissima. C'è pochissima gente, proprio quasi nessuno. Ci saranno magari 30 persone in tutto ed è una spiaggia grandissima. Ve la facciamo vedere adesso? Sì, adesso andiamo giù così la vedete meglio, dai, andiamo giù di qua. Dobbiamo passare su quel ponticello. Eccoci qua alla spiaggia, guardate lassù c'è una torre che si chiama Torre Genovese, si può salire ma tipo è a pagamento e poi è sotto il sole, non ci andava. Qui c'è l'acqua che è fantastica, adesso vi porto a vederla da più vicino. Eccoci qua, guardate l'acqua anche qui. Pulitissima. Si sono alzate un po' di onde rispetto a stamattina, c'è anche un po' più di venticello che fa solo che bene. Noi ci siamo piazzati qua con il nostro immancabile materassino e guardate, spuntano anche qua le montagne più alte. Fantastico, è veramente molto bello. Bonsoir, bonsoir, buonasera, siamo tornati in ostello. Allora, nel frattempo cosa è successo? Siamo andati a fare la spesa per stasera. Abbiamo comprato insalata di riso, crocchette di pollo, una specialità tipica, penso, francese, poi che altro? La ratò. Ah, non mi ricordo. La rata. No, la ratatouille è un'altra cosa. Esatto. Non so, comunque era una specie... scontrino. Non so dov'è. Era una specie di focaccia salata con dentro le cipolle e un po' di formaggio. Molto molto buona. Sì, abbiamo fatto la conoscenza di altre costellane. C'è l'ostello, quindi sono costellane, adesso ho capito. Tra l'altro queste simpatiche signore stanno facendo tipo un pezzo della Corsica a piedi e ci hanno omaggiato della mezza bottiglia di vino corso che loro non avevano bevuto. Chiamata? Come che si chiamava? Uvinu. No. Ti ricordi? Sì, è divino. Divino. E niente, comunque un vino molto forte, molto buono. 14%. Che Luca non ha bevuto. No, sorseggiato. Quindi l'ho bevuto io. Sorseggiato. Ha sorseggiato tipo tanto così. Era 14%, ma non sapeva di alcol. E infatti era strano perché a me non piace il vino di solito e non bevo alcol. Però questo era molto molto buono, quindi l'ho finito. Era un peccato lasciarlo lì. Adesso sono un po' tipo light-headed, la testa leggera. E di dove erano queste due ragazze? Erano di Germania, tedesche di Germania. I tedeschi sono sempre dappertutto. Loro, loro viaggiano per... È vero, è vero. Per impegno morale. Però. In tutti gli ostelli ci sono sempre, sempre, sempre tedeschi o tedesche soprattutto che viaggiano con lo zaino in spalla, a piedi. Ammirevole. E basta, siamo stati in spiaggia tutto il giorno, quindi non è che abbiamo fatto grandi vedere blocco. I risultati. No dai, terribile, mi ero messa la crema 50 più anche due volte, guardate qua. Ok, mi sono scordata il petto,
come sempre, perché non lo vedo, io guardo giù e mi metto la crema dove vedo, ma mi scordo sempre il petto. Comunque no, siamo stati solo al mare, abbiamo preso un bel po' di sole, nonostante la crema mi sono bruciata, dovrei tipo buttarmene sopra a secchiate di crema perché funzioni probabilmente. Potresti intingerti come Chicken Mega Nuggets. Esatto, adesso sono nella tutta... Magonis. Sono pulita, beh, dopo la doccia tutta appiccicosa perché non ho messo altra crema per tenermi idratata. E basta, quindi vi diamo la buonanotte. Ci vediamo domani. Domani andiamo, torniamo da Iaccio per prendere l'aereo domenica mattina. Oggi è venerdì. E basta. E domani vediamo la capitale. Sì, domani andiamo a vedere il centro, proprio il nucleo. Diamo la buonanotte, buonanotte. Guardate anche il signorino comunque. Che dice, dice. Il signorino è il signorino. Non si vede, però sei rossetto, rossetto anche tu. Ho fatto le scorte per l'inverno. Esatto, abbiamo fatto scorte di vitamina D oggi. Tranquilli che per Natale, fai vedere l'orologio, quella era la prova del 9. Guardate Luca, guardate il segno dell'orologio. Sembra malato. Ma non sembri malato, dai. Guardate qua, pazzesco, ma come si fa? Perché lui non se lo toglie mai per partito preso, così vede quanto si è abbronzato. No, mi piace sapere che ore sono mentre mi abbronzo. Buonanotte. Buongiorno, guardate che roba. No, non qua, vai avanti, là c'è anche un bar, magari c'è da fermarsi. Guardate che bello! Stiamo facendo il famoso pezzo dei Calanchi di Piana, però c'è il sole contro. Eccoci qua, guardate che bello! Sono veramente rocce rosse spettacolari a picco sul mare, siamo in altissimo rispetto al mare. Veramente uno spettacolo. Guardate che bello, che bello. La strada è molto attenta, che questa, attenzione che questi attraversano senza guardare. Tipico dei Français. Ma è spettacolare. Guarda questa roccia qua così. Spettacolo! Eccoci qua, siamo a Piana, credo. Guardate come sono ripide le scale di sta casa. Piano. Esatto, è tutto fuorché piano. Molto bello comunque. Mi piace un sacco. Ho trovato vari posti molto instagrammabili e una granita alla menta di nuovo. Abbiamo trovato degli animali strani, non ho mai visto prima. Hanno quattro zampe, guardali. Cosa? E una coda. Ah, gattini. Guardate, si chiamano che gattini. Belli. Gattini. Ciao. Ciao tu. Com'è peloso. Guardate che posto eccezionale che abbiamo trovato. C'è anche un cavallino. Che si è prestato gentilmente a fare qualche foto mettendosi nei punti giusti. Bello. Ti piace qui allora? Come tutta la Corsica. Non c'è un posto della Corsica che mi abbia deluso. Esatto. Sempre bello, sempre sempre. Ben trovati amici, rieccoci, siamo nella nostra ultima dimora. Guardate che bello, è un edificio storico antico di Ajaccio, della parte storica d'Ajaccio. Siamo praticamente in una soffitta e c'ha 1, 2, 3, 4 e 5 finestre. Fai vedere la vista. Adesso faccio vedere la vista. Luca è già qua che mangia. Abbiamo lenticchie con macarello, formaggio di cefale. Il solito formaggio di carne. La baguette. Ovvio. E un tagliere da affettati misti. E le patatine. E le prugne. E le lenticchie. E stasera abbiamo le quaglie. Abbiamo due quagliette stasera già cotte. Ma guardate la parte migliore. Olè. Guardate qua. Questo è il porto di Ajaccio. C'è una nave da crociera. No, cos'è? Un traghetto. Due traghetti fermi.
Guardate tutti i tetti, che bello. Veramente uno spettacolo. E là ci sono le montagne. Questo posto si chiama tipo Le Pigeonnaire, una cosa del genere, la piccionaia, ed è una, in pratica una soffitta gestita da un vecchietto che mi ha dato le chiavi prima. C'è tutto, c'è la cucina qua dietro, sotto ci sono, lì sotto c'è il bagno, qui c'è la porta d'ingresso e uno sgabuzzino. Insomma, guardate che bella, è veramente uno spettacolo questa stanzetta. Poi è anche parecchio spaziosa, è proprio l'ultimo piano, il quinto piano siamo di un palazzo d'epoca. Vedete il porto lì a sinistra? Il porto, è di là il porto. E quelli cosa c'è? Non so, adesso andiamo a vedere. Ah, si vede il mare anche di qua. Ecco qui. Si vede mare, mare, tetti a perdita d'occhio. È una bellissima giornata anche oggi. E adesso vado a mangiare anch'io. 33 gradi oggi. 33, terribile. 33 gradi. Siamo venuti a vedere Ajaccio. Allora, adesso la vedete un po' scura, ma è bellissima. Così va meglio. Guardate che bello. C'è anche la ruota panoramica. E poi c'è tutto il tramonto. E il mare. È veramente una bella serata calda, si sta benissimo dopo tutta la giornata che c'erano 30 gradi. Adesso si sta bene, c'erano 23 gradi. In Inghilterra oggi ce n'erano 10! Ah! Guardate che bello! Stiamo andando sulla ruota panoramica, evviva! Sei contento? C'è la golden hour. Sì, e poi vabbè, ormai è l'ora blu, non è più la golden hour, però è bellissimo, si iniziano a vedere tutte le luci, però ancora si vede il panorama. No, guarda che bello, si vede tutto il porto, tutto il lungomare, che spettacolo. Bellissimo. Eccolo l'altro italiano contento. Stai finendo la vacanza, vuoi fare adesso i... No, le considerazioni sulla ruota panoramica. Le facciamo qui. Le facciamo domani che abbiamo da aspettare, dai. Vabbè. Ci siamo fermati in alto per far scendere qualcuno. Guardate che bello, no? Veramente è stupendo. La nostra casa è tipo là da qualche parte perché è proprio in centro. Anche di qua molto bello.